Benvenuti e bentornati a chi c'era anche nel talk precedente. E oggi parliamo con un'azienda Elica, un'azienda italiana e internazionale che ha 50 anni di storia nei sistemi da cucina e degli elettrodomestici dedicati al cooking, nonché punto di riferimento europeo nei motori elettrici per elettrodomestici e caldaie da riscaldamento. Parleremo con Elica, il suo partner che appunto è Orsa Group. Vi presento i nostri relatori, i nostri ospiti: Fabio Benincampi, Procurement Supply Chain di Elica, Emiliano Botarelli, SAP Analytics Lab Director di Orsa Group. Ancora benvenuti e bentrovati. Fabio, inizierei con te. Raccontaci un po' di Elica, che è insomma un po' una punta di diamante del Made in Italy, se possiamo dire. Sì, prima di tutto buongiorno a tutti. Sì, è così. Elica ha una storia, come ben detto tu, di 50 anni. Brevemente, ha due anime dal punto di vista del prodotto: un'anima più industriale, dove si producono motori principalmente nel mondo elettrodomestico e caldaie, e l'anima per la quale è più conosciuta, il mondo dell'aspirazione e le cappe da cucina, che si sta evolvendo verso un mondo più cooking, dove quindi si hanno prodotti che si va dal forno a cose più ibride, diciamo. Non vi svelo quello che sarà il futuro dell'azienda. È un'azienda storica, è un'azienda presente in Europa con quattro stabilimenti, in Italia e in Polonia, in Messico con uno stabilimento importante per ciò che riguarda il mercato americano, e in Cina. Il fatturato è di circa 500 milioni e, come potete immaginare, la complessità della gestione di una supply chain così estesa in un mondo così volatile è elevata. La parte più importante che mi piacerebbe sottolineare è che Elica ha due anime, oltre ad avere due tipi di prodotto distinto. Un'anima OEM, dove non vedete il nostro brand, ma posso essere quasi certo che il 50% delle cappe che avete nelle vostre cucine sono state prodotte da Elica, anche se non è un brand Elica. E una parte più core, dove Elica riporta il suo brand e i suoi brand, in quanto ce ne sono di più, vari, legati a una storia. Questo è un po' velocemente quello che l'azienda rappresenta. Quello che fate e quello che siete. Tu nello specifico ti occupi di supply chain e quindi di produzione e approvvigionamento, che è un settore che risente moltissimo delle tensioni internazionali, di quelle geopolitiche, un tema che abbiamo affrontato anche nel talk precedente. Come sta evolvendo la gestione della supply chain e quale ruolo può svolgere la tecnologia come facilitatore? Se devo pensare ai miei ultimi 20 anni lavorativi, penso che quello che sto per dire sia molto comune al 99% delle persone qui presenti. Il punto di discontinuità è stato il Covid e tutto ciò che è successo dopo. Dal punto di vista della supply chain si è dovuto ripensare e ridisegnare quelle che erano non solo le supply chain fisiche, ma anche le supply chain logiche. E qui leggo quello che è l'utilizzo di un tool, l'utilizzo di un sistema, l'utilizzo di un ambiente che ci possa permettere, noi operatori, diciamo, industriali, di controllare quello che è un dato che esiste, che esisteva anche prima, e di poterlo poi declinare nelle scelte, che possono essere scelte di una vendita piuttosto che di una scelta di fornitura differente. La disruption che è accaduta post-Covid ha creato ha evidenziato tantissime lacune in tutte le aziende. Non c'è un'azienda che si è trovata pronta, e non esiste azienda oggi che dice: io prevedo quello che accadrà domani. Quindi la sfida più grande, che è nata lì ma che era anche presente prima, ma nessuno, diciamo, la evidenziava, perché poche volte nella storia è accaduto, nella storia moderna, quello che è accaduto col Covid e quello che poi è successo dopo,
abbiamo avuto modo di poter dimensionare quella che è la supply chain fisica, e lo step che ha fatto Elica, che hanno fatto anche altre aziende, ci siamo appoggiati a un partner tecnico che ci ha permesso di analizzare quel dato che era presente e di cercare di lavorare non prevedendo, ma cercando di reagire a un'eventuale cosa che non è prevedibile, quindi lavorare sulle scorte, lavorare sulla fornitura, lavorare su, sulla supply chain in generale, non solo fisica ma anche digitale. E quindi entro nel mondo digitale in cui l'analisi della domanda, la pianificazione della produzione e l'analisi anche di tutta quella che è la parte poi a monte di fornitura può essere fatta solamente da un tool che sia wide, che sia esteso, che vada da, quindi da monte a valle, e ti permetta di controllare tutte queste fasi. Noi stiamo cercando di seguire questo percorso, siamo partiti e di certo non ci fermiamo domani. Cioè, hai anticipato anche una risposta alla domanda che ti avrei fatto adesso, cioè perché nasce l'esigenza di mettere in campo un progetto come quello che avete, diciamo, disegnato e immaginato insieme a Orsa? Principalmente per misurare ciò che stiamo facendo. Da ingegnere non si può definire una performance se non si sa misurarla. Sembra banale, ma fino a ieri era difficile misurare determinate performance. Si potevano vedere alcuni indicatori economico-finanziari, vado a valutare il mio working capital, vado a valutare i miei giorni di copertura, ma anche questi dati, tra virgolette, sono, non voglio dire fake, ma sono falsati dal fatto che i giorni di copertura sono una misura sul futuro e quindi non possono essere la base di un qualcosa che ti rende stabili le fondamenta dell'azienda. La scelta di un partner come Orsa è stata veicolata dal fatto che noi il dato lo avevamo, ma dovevamo certificare questo dato, e poi con questo dato, grazie a tutto l'ambiente SAP, DataSphere, possiamo lavorare, possiamo analizzare quello che abbiamo sotto i piedi. Grazie a questo facciamo delle scelte, non sempre giuste, però possiamo essere coscienti della scelta sulla base di fondamenta solide e un dato solido. L'altra parte, che è l'evoluzione successiva, è come dialoghiamo con i nostri fornitori, in quanto come molte aziende, noi siamo un'azienda manifatturiera complessa all'interno ma molto più complessa all'esterno. Abbiamo più di 300 fornitori di materiali diretto che sono in tutto il mondo, quindi dalla Cina a Fabriano, dove è la sede, e questo è un controllo che è necessario per poter poi garantire quello che ho appena detto. Cioè, lavorare solo all'interno di casa nostra sarebbe inutile, cercare di dialogare con i fornitori, quindi qui avere un portale collaborativo che ci permetta di far sì che i nostri fornitori possano non solo ricevere le nostre indicazioni, ma anche motivarle, motivare un cambiamento, motivare cambiare un ordine in una fase negoziale vera e propria, ci permette di non, come facevamo prima del 2019, girarci indietro e dire tu sei il fornitore, fai questo, ma dimmi se ci sono delle problematiche nella tua filiera e fammi una proposta. Quindi la collaborazione è questa. Grazie Fabio. Emiliano Botarelli, Fabio ha ben inquadrato quella che era l'esigenza di Elica. Cerchiamo di entrare un po' nel core del progetto. Che approccio avete adottato e quali tecnologie? Buongiorno a tutti. Diciamo che Elica ha manifestato sul finale del 2022 la volontà di intraprendere un percorso che portasse i propri dati su piattaforme tecnologicamente un po' più moderne di quelle che adottava fino a quel momento, e quindi di fatto nel cloud. Questo tipo di percorso ci ha permesso di proporre un approccio innovativo dal punto di vista proprio dell'implementazione, ovvero un greenfield, quindi partire scratch, rivedendo alcune logiche e alcuni processi che magari erano già in azienda ma che avevano subito nel tempo la stratificazione chiaramente poi di passaggi di persone diverse, di momenti diversi, come banalmente potrebbe essere anche considerato il Covid, e questo ci ha quindi diciamo accompagnato e ci ha permesso di proporre ad Elica un percorso chiaramente che fosse un po' più flessibile rispetto al rivedere magari
una tecnologia già in essere, un landscape già in essere, che solitamente portano comunque a delle soluzioni un po' forzate, un po' statiche, un po' rigide. Il Greenfield di fatto permette il ridisegno completo delle fondamenta di quelle che sono poi le basi dati e chiaramente i data mart informativi su cui poi si basano le scelte strategiche aziendali. Di fatto il landscape finale che diciamo abbiamo suggerito di adottare è stato quello di passare ad uno strumento di data management moderno come quello che SAP ha sviluppato e chiaramente ci propone negli ultimi anni, che è SAP Datasphere. Con questo, questa centralità del dato realizzata tramite il data warehouse di SAP, abbiamo poi affiancato chiaramente l'esperienza di user experience, la parte di user experience sul consumo del dato, sul consumo delle informazioni, e tramite chiaramente SAP Analytics Cloud, che permette nativamente poi un collegamento alle informazioni che sono state cristallizzate, armonizzate all'interno del data warehouse. Di fatto quello che abbiamo proposto è stato quello di creare all'interno di Elica quello che oggi definiamo una data fabric, che di fatto riveste in modo centrale il raccogliere e accogliere i dati core tipicamente dell'azienda. Che è un po' il tema della manifattura intelligente, che dovrebbe fare il switch al Made in Italy, no? In qualche modo. E, Fabio, torno da te. Che valutazione dai di questo progetto e soprattutto che prospettive apre ad Elica? Allora, se sono qui è perché logicamente il progetto l'ho valutato vincente, ma come detto prima non è un qualcosa che stand alone, che è partito e si ferma. La cosa bella è che con un tool di questo tipo, con un ambiente di questo tipo, che i miei colleghi e il mio direttore IT mi odia per questo, si hanno tante idee. Ogni giorno ce n'è una, logicamente non tutte vengono messe a terra, ma queste tante idee permettono a noi di poter spaziare, di poter analizzare quel qualcosa che dicevo prima era unpredictable. Il tool è un tool scalabile, modulare. Prima discutevamo che da poco siamo partiti con un altro esempio di collaborazione che sono le aste online. Stiamo iniziando a pensare a quello che è un qualcosa, forse il sogno di tutti i supply chain director, di vedere una domanda predittiva, sapendo che oggi tutti si proporranno con intelligenza artificiale piuttosto che strumenti magici che ti dicono domani che cosa farà il cliente presso il punto vendita di Barcellona. Sappiamo che questo è impossibile, però torno a dire, uno strumento di questo tipo ci permette di poter veramente non fermare l'idea di implementare nuove cose. Poi il problema dell'implementazione non è più il nostro, noi diciamo possiamo definire quello che è l'idea e quello che è la volontà. Il futuro l'ho un po' descritto, nel senso che l'analisi della domanda, chiamiamola predittiva, è un qualcosa sul quale stiamo ragionando, sul quale molti stanno ragionando, ma uno non si deve illudere che possa essere, diciamo, di un futuro prossimo. Perché? Perché le variabili sono sempre di più, mi sentite? Le variabili sono sempre di più e soprattutto cambiano, e cambia l'importanza delle variabili. Quindi il compito del business è quello di cercare di dimensionare la propria supply chain con un bilanciamento, ad esempio, fra distanza, fra affidabilità del fornitore, grazie a anche a uno strumento che mi possa dare, avere di fronte un dashboard sul quale vado a vedere quei KPI che non sono i KPI tra virgolette alti dell'azienda, quelli che ho citato prima, ma KPI molto più operativi, e sono tanti, per i quali vado poi a guidare la macchina. Quindi mi aspetto questo e penso che questo sia un po' la chiave non di successo ma di sopravvivenza delle aziende, perché quello che è accaduto riaccadrà prossimamente, fra 10 anni, fra 20 anni, su diversa forma. Ormai il mondo è questo. Grazie, grazie Fabio. Emiliano, torno da te. Rispetto, diciamo, alla impalcatura architetturale che ci hai descritto prima, dove ha funzionato meglio? A tuo avviso quali sono gli aspetti, diciamo, che si possono in qualche modo portare ad esempio? Sicuramente la parte di data management
che permette SAP Datasphere ha come punti di forza, come per tutti i data warehouse, ma diciamo SAP Datasphere lo fa in maniera particolarmente efficace, soprattutto con la parte chiaramente integrata SAP, quindi con la parte ERP, ma diciamo i punti di forza sono il fatto proprio di poter attingere anche a fonti eterogenee, quindi non necessariamente ERP, ma anche di altro genere. Questo sicuramente è quello che ha dato una spinta anche all'adozione della piattaforma da parte di Elica, proprio in una visione futura, non tanto solo tattica di quello specifico diciamo obiettivo, che potesse essere chiaramente l'organizzare e distribuire un dato legato al procurement, come poi di fatto Fabio aveva fondamentalmente richiesto. Questo è il primo aspetto, diciamo. Il secondo aspetto è che a fianco alla piattaforma di Data Warehouse è stata comunque utilizzata, e Fabio l'ha menzionato, l'ha accennato, quello che per noi è un prodotto, ma di fatto si basa sulla piattaforma BTP, che è Run to Supply, che è un portale attraverso il quale hanno reso efficace chiaramente la relazione con il fornitore. Tramite questo portale chiaramente tutta la gestione documentale, tutte le informazioni, come diceva poi Fabio, legata alla puntualità, alla filiera dei fornitori, diventa più efficace, perché il fornitore non deve mandare mail, non deve per forza alzare il telefono, fare la telefonata, ma c'è un'interazione diretta tramite questo portale con l'IRP direttamente di Elica, in modo trasparente. Questo sicuramente è un punto di forza che ha diciamo in qualche maniera consolidato l'utilizzo delle piattaforme cloud, sia dal punto di vista del data management che dal punto di vista operativo, diciamo, e nella quotidianità chiaramente della relazione poi del procurement con tutti i fornitori. E resto con te per capire, rispetto all'utilizzo di queste tecnologie SAP, quali scenari di integrazione futuri si possono immaginare per Elica. Diciamo che dopo qualche tempo dall'adozione chiaramente di Datasphere e SAP Analytics Cloud nel mondo Analytics, abbiamo visto come si è un po' agevolata tutta quella che è l'analisi del dato, soprattutto partendo dal procurement, ma arrivando a quelli che sono dei processi che poi dipendono o sono direttamente correlati al procurement, come per esempio il demand planning. Su questa parte abbiamo reso disponibile del reporting, ma non solo, abbiamo in qualche maniera abilitato molti utenti di business a quello che viene chiamato self-service BI, quindi al potersi rapportare al dato e al datamart, quindi al contenitore di informazioni, in modo autonomo. Questo come primo step è quello che abbiamo ottenuto. La visione successiva è quella di poter spostare, oltre che all'analisi del dato, e ne parlavamo prima con Fabio, ad una visione un po' più predittiva di quello che potrebbero essere gli scenari a valle chiaramente di un piano di produzione, di un piano di procurement. Quindi diciamo che sicuramente le tecnologie SAP Datasphere, che consolida chiaramente il dato e le informazioni, e SAP Analytics Cloud, che invece al proprio interno prevede machine learning, quindi parte di algoritmi predittivi, domani potrebbero essere certamente i titoli con cui Elica si potrebbe confrontare per poter aumentare l'efficacia di quelle che sono chiaramente le analisi, ma anche le azioni da fare con i fornitori. Quindi dalla manutenzione predittiva al procurement predittivo facciamo, diciamo, un ulteriore salto algoritmico in qualche modo. Fabio, faccio chiudere a te. Quali sono le sfide che un'azienda come Elica si troverà ad affrontare nella supply chain approvvigionamento produzione? Sono le stesse che ho citato prima, e abbiamo la responsabilità di dimensionare quello che è la nostra filiera, e nello stesso tempo di rispettare quelli che sono le esigenze aziendali economico-finanziarie. Questa è la sfida più grande, e logicamente molto dipende dal mercato, e non ci aspettiamo che nei prossimi mesi il mercato possa cambiare più di tanto, ma
anche in questo caso ci aspettiamo l'eccezione per essere pronti. Noi posso dire che stiamo implementando, oltre a questo sistema IT, questo sistema aziendale, anche una supply chain molto più flessibile, ma non lo facciamo da soli, lo facciamo con i nostri fornitori. Quindi, per rispondere decisamente, la scelta del partner è quella che oggi risulta più importante, non solo quindi sulla base del numeretto più vantaggioso, ma sulla base di tanti fattori che prima non venivano considerati. Uno di questi è il fattore di rischio geografico. Grazie, siamo stati precisissimi. Ringrazio Emiliano Butarelli e Fabio Benincampi. Buon proseguimento di giornata. Grazie a te. Grazie a tutti. Buongiorno.